Benvenuti a Incontri con il Consorzio dell'Ambiente, contemporanea Teledonna, differita RTVA, TV1, Teleambiente Umbria, Abruzzo e Campania. Su TO2, 24 ore su 24, Radio Radicale. Se riproponete cortesemente la copertina del libro, Criminali di guerra italiani, accuse, processi e impunità nel secondo dopoguerra, di Davide Conti, un giovane ricercatore ma che ha già lasciato il segno, sempre per Odradek, ricordiamo le brigate Matteotti a Roma e nel Lazio, il libro L'occupazione italiana dei Balcani, i crimini di guerra e mito della brava gente, 40-43, sempre per i tipi della Odrak Editore. Poi un libro che presenteremo prossimamente qui con l'amico Piccioni, Alle radici del sindacato, la fondazione della CGIL, le carte del congresso costitutivo del 1906, un'opera per l'AIDS sempre a cura di Davide Conti. Quindi il tema dei criminali di guerra italiani di allora e di oggi e il sindacato sono dei temi di stretta e cogente attualità. Criminali di guerra italiani sono 341 pagine e 5 capitoli, tutti interessanti, ma soprattutto c'è un'intervista al giudice, che è il giudice, il procuratore, il dottor Antonino Intelisano. Il libro ci fa ripiombare nell'attualità e presentiamo subito gli ospiti. Al mio fianco Davide Conti, ricercatore della Fondazione Lelio Basso. Buonasera. E al suo fianco quello che, anche se ha un po' difeso, un personaggio che appare in tutti questi libri e poi in un libro che citeremo, è uno dei maggiori storici italiani, è così, è il professor Giuseppe De Lutis, che appena ha saputo della pubblicazione di questo libro ha detto: una delle presentazioni la voglio fare io, ma soprattutto è stato chiamato in queste ore perché c'è il venerabile, l'uomo che praticamente con i crimini di guerra e con i servizi segreti c'è nato, Licio Gelli. Davide Conti, 341 pagine, un lavoro e una ricerca certosina. Tu ormai sei il giovane storico ricercatore della Odrat, che ricordiamo che il primo capitolo è la questione dei crimini di guerra tra Italia e Grecia, l'Italia-Albania alla fine del conflitto nazionale, con l'elenco del governo albanese che voleva l'estradizione dei criminali. L'Italia e i crimini di guerra in Unione Sovietica, perché ci sono stati. L'Italia e gli alleati, è lì che nasce Gladio, professor De Lutis, Solanello. E poi c'è Italia e Jugoslavia, crimine e diplomazia al confine orientale, perché è sempre un tema ricorrente dove viene messo tutto in quel calderone anche la vicenda delle foibe, che poi molti la confondono con il giorno della memoria, che non c'entra assolutamente nulla. Quello è il giorno del ricordo, ma sempre è un voler non ricordare la verità. Poi l'intervista al procuratore militare di Roma, Antonino Intelisano, e come ha letto il professor De Lutis e come ha scritto molto bene il dottor Davide Conti, Intelisano dice: gli storici facciano gli storici e i magistrati fanno i magistrati. Però se non ci fossero gli storici, e qui apro una parentesi, i ricercatori, perché un altro libro della Odrat che sta avendo grande successo e ne avremo trasmissione, è Il delitto verbano. Se non ci fossero i ricercatori, i giovani, coloro i quali vanno dentro la verità, a volte la giustizia pensa solo a non condannare sua emittenza. I crimini italiani di guerra nel contesto internazionale, nel contesto nazionale, e poi c'è anche la questione dopo la caduta del muro di Berlino, dalle censure alle scuse. Poi vi leggeremo anche
la quarta di copertina che è sempre illuminante. Davide Conte, a te la parola. Sì. Come nasce questa tua passione? Come hai coinvolto anche l'editore? Quando sente queste cose va in brodo di giuggiole, non può resistere. No, ne parlavamo perché appunto questa è la seconda parte, diciamo, di un lavoro che abbiamo già iniziato con l'occupazione italiana dei Balcani, che fu un libro nato da un colloquio che ebbi tempo fa, ormai qualche anno fa, con Rosario Bentivegna, il partigiano dei GAP romani, che oltre all'attività di resistenza qui a Roma, al 4 di giugno si fece paracadutare in Jugoslavia, dove sviluppò anche lì attività di lotta armata antifascista. Lì lui mi raccontò che gli italiani erano considerati dei criminali, venivano, diciamo, apostrofati con il termine palikuka, cioè bruciatetto dai civili jugoslavi, proprio perché erano soliti distruggere i villaggi con i lanciafiamme e poi dopo averli rastrellati. Questa, se nell'occupazione italiana dei Balcani avevamo in qualche maniera costruito una prima mappatura, intanto la regia manda le immagini, eccolo così, e a compendio col corredo del libro, prego. E appunto, se con l'occupazione italiana dei Balcani avevamo provato a fare una mappatura dei crimini di guerra commessi dal Regio Esercito nell'area della Jugoslavia, della Grecia, dell'Albania. Regio Esercito si chiama così, ma poi era anche l'esercito fascista. Certo, sì, il Regio Esercito era l'esercito fascista, tant'è vero che era anche affiancato dalle milizie fasciste, dai battaglioni M, cioè dai battaglioni Mussolini, e poi anche dalle formazioni collaborazioniste fasciste come gli Ustascia o i Cetnici in Jugoslavia. E questo, dicevo, invece, questo secondo libro non si concentra in maniera specifica sull'elemento del crimine di guerra, ma vuole focalizzare la questione dei criminali italiani, cioè le ragioni che portarono sostanzialmente all'impunità, perché alla fine della guerra la Jugoslavia, l'Unione Sovietica, l'Albania e la Grecia presentarono, riconosciute dalle Nazioni Unite, proprio alle commissioni delle Nazioni Unite, delle liste con centinaia di criminali di guerra italiani che avrebbero dovuto rispondere dei reati commessi, venendo o estradati nei paesi dove i crimini erano stati appunto perpetrati, o rispondendo di fronte a un tribunale internazionale come fu quello di Norimberga per i tedeschi. Per l'Italia, diciamo, la regola che valse per la Germania non venne, diciamo così, applicata, tanto che noi oggi possiamo parlare con una metafora di mancata Norimberga italiana, cioè di una mancata sanzione giuridica e simbolica anche, che in qualche maniera fosse in grado di porre la società italiana, l'opinione pubblica, di fronte ai conti col proprio passato, ai conti col regime fascista, all'eredità di una dittatura che aveva seminato morte e distruzione non solo nel nostro paese, ma anche nei paesi esteri che erano stati aggrediti, prima l'Africa e poi i Balcani, senza dimenticare l'aggressione alla Spagna repubblicana. L'assenza di... Che la Guernica in Spagna è passata la storia, ma nessuno ricorda la Guernica Barcellona italiana, quando gli aerei da guerra del regime fascista distrussero Barcellona. Guernica è rimasta come fatto, però Barcellona, l'aviazione fascista, perpetrò un eccidio. Sì, e questi criminali di guerra italiani rimasero impuniti a causa dell'equilibrio nuovo che si compose al termine del secondo conflitto mondiale, anzi già all'interno del secondo conflitto mondiale, col passaggio dell'Italia allo stato di cobelligeranza. Esatto, allo stato di cobelligeranza. E questo equilibrio geopolitico venne rafforzato poi dalla cortina di ferro,
E quindi l'Italia, inserita nel blocco occidentale della NATO, si vide, diciamo, beneficiata di una amnistia sostanzialmente non dichiarata che permise ai vertici del proprio Regio Esercito di non rispondere mai dei crimini commessi e delle condotte illecite dal punto di vista del diritto internazionale compiute e perpetrate nei paesi balcanici occupati. Grazie. Ricordiamo la copertina del libro, Criminali di guerra italiani, accuse, processi e impunità nel secondo dopoguerra, di Davide Conti, con una intervista al giudice Antonino Intelisano per i tipi della Odrak, 341 pagine, 20 euro. Vi leggo qualche riga e poi do la parola al professor Giuseppe De Lu. La quarta di copertina: alla fine della seconda guerra mondiale le alte gerarchie militari italiane avrebbero dovuto rispondere dei crimini di guerra compiuti in Albania, Jugoslavia, Unione Sovietica e Grecia dalle truppe del Regio Esercito. Mario Roatta, e qui andiamo nel campo dei servizi segreti, questo ne abbiamo parlato più volte, Gastone Gambara, Alessandro Pirzio Biroli, Emilio Grazioli, Mario Robotti e tanti altri, invece non subirono alcun processo, tranne Roatta che però fuggì in Spagna e venne poi amnistiato e prosciolto, né all'estero né nella neonata Repubblica Democratica Antifascista. Professor Giuseppe De Lutis, Davide Conte ha introdotto un po' un tema che anche la storia raccontata nel libro, l'Italia con la cobelligeranza non ha voluto pagare nulla di quello che avrebbe dovuto pagare. Era già stato concordato con gli alleati o è stata una questione in divenire? Perché come dice Davide Conti nel libro, in Jugoslavia, in Albania, in Grecia, quando furono subito condannati alla fine dei vari periodi di guerra, ricordiamo 44-45, ci furono le esecuzioni. Poi invece si mise in moto tutto l'apparato diplomatico del nostro paese, qui ricordiamo i personaggi che abbiamo rincontrato nella sorta, i Quaroni di turno, e poi c'è il compagno Palermo che dice a Togliatti: ma io che sto a fare qua? Sembrava un'anticipazione di Nenni, sto nella stanza dei bottoni, ma i bottoni non me li fanno toccare, qui non conto nulla, io devo lasciare perché altrimenti... E poi la grande speculazione politica: no, voi siete comunisti e allora non volete il bene delle popolazioni italiane e dell'Italia. Come nasce questa storia? Ricordiamo 150 anni dall'Unità d'Italia e 150 anni dalla nascita dei servizi segreti nel nostro paese. Allora, soprattutto il problema è perché è nata questa decisione che ha salvato tutte queste persone. Probabilmente è Yalta che ha salvato queste persone, perché in realtà... Ricordiamo Yalta, perché non vorrei che capitasse come al Presidente del Consiglio, qui ride Claudio Del Bello, che invece di dire Bad Godesberg disse Göteborg, per far capire da chi siamo governati. Allora lei lo sa benissimo, però ecco, ricordiamo le telespettatori. È giustissimo, Yalta è il posto che, diciamo, simbolizza quel cambio di alleanze, quel cambio di configurazione del mondo occidentale e orientale, che poi ha retto fino alla caduta del muro nel 1989 e in parte continua ad avere un suo effetto, che cioè quando la guerra contro i tedeschi si era conclusa sorse subito... Io userei il termine contro l'esercito nazista. Per essere più chiaro. Hai ragione, certo. Chiedo scusa all'illustre. È vero. Però usiamo i termini, perché qui andiamo nella melassa mediatica, no? È come vero. La vicenda della Libia, ho dato, poi ve ne darò copia anche voi, all'editore Claudio Del Bello, le riflessioni del comandante Fidel Castro sulla Libia, che sono molto illuminanti. Noi avevamo certe idee. È vero, dopo la guerra che si era conclusa, la guerra degli alleati contro il nazifascismo, la situazione
politica internazionale cambiò repentinamente perché, come tutti sappiamo, l'Unione Sovietica influenzò i nuovi governi dei paesi dell'Europa orientale, costituendosi quella cintura di protezione che poi fu conosciuta come i paesi che erano oltre la cortina di ferro, e sorse questa situazione che costrinse in un certo modo, spinse gli altri paesi alla costituzione dell'alleanza occidentale nata come patto atlantico e poi ancora vigente. In questa ottica l'Italia era ormai parte integrante dell'alleanza occidentale e quindi a livello politico internazionale si valutò che tutto sommato ormai il paese andava, non andava rimessa in discussione la condotta dei vertici militari italiani durante la guerra. Quindi mentre i tedeschi hanno avuto una Norimberga, che poi naturalmente ha tenuto fuori molti criminali, ma comunque c'è stata una svolta epocale con questo processo pubblico fatto addirittura direttamente dai paesi che avevano vinto la guerra, in Italia sarebbe stato sufficiente che il governo italiano avesse dato il giusto peso alle responsabilità che ufficiali italiani, generali italiani avevano su delle vicende gravi avvenute in Jugoslavia, in Albania e in genere in quell'area balcanica, e però i processi non si sono mai svolti. Quindi c'è questa diversità di trattamento e noi scopriamo con il libro, con il bel libro che stiamo presentando di Conti, scopriamo una storia che non solo non è entrata nelle scuole, ma non è entrata nemmeno nel sentire comune, tanto che il sentire comune è invece italiani brava gente. Brava gente certamente, ma con tante eccezioni che sono prevalse nei Balcani, soprattutto in Jugoslavia e in Albania. Ma lei vuole inculcare la democrazia, professor Giuseppe De Lutis. Ricordiamo che nel libro di Davide Conti c'è anche la questione della Francia, perché anche in Francia l'esercito del regio fascismo ha portato lutti e drammi, e poi fa parte sempre di quel discorso tracciato da voi. Ricordiamolo, il capitolo primo è un incipit bello, preciso, netto. I morti durante l'occupazione della Grecia sarebbero stati in totale 620.000, 360.000 a causa della fame, 30.000 a causa della guerra, 7.000 le vittime dei bombardamenti, 43.000 esecuzioni operate dai nazisti, 35.000 dai nazisti, 43.000 le esecuzioni, 35.000 dai nazisti, 8.000 dagli italiani, 25.000 per esecuzioni operate dai bulgari, 60.000 tra la popolazione giovanile, 45.000 morti tra gli ostaggi e prigionieri dei nazifascisti, 50.000 morti tra le file della resistenza greca. 190.000 persone risultarono perseguitate e imprigionate dalle truppe occupanti, 100.000 da parte tedesca, 35.000 da parte italiana, 50.000 da parte bulgara e 5.000 da parte delle milizie albanesi inquadrate, addestrate e comandate dall'esercito italiano. 88.000 prigionieri furono deportati, 40.000 dei quali dai tedeschi, 18.000 dagli italiani, 30.000 dai bulgari. Le stime calcolate
quantificarono le perdite di guerra in lire 1 miliardo e 230 milioni di allora e divisero in percentuale per ciascuno degli eserciti la responsabilità dei danni, assegnandone il 51% all'esercito tedesco, 27% a quello italiano e 22% a quello bulgaro. Sì, questa è una notizia che noi diamo anche al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, quando si scorda di essere imparziale e super partes. No, diciamo che per fortuna a fronte, in epoca degli anni 40, di un accordo segreto che intervenne tra la Grecia, che come l'Italia era inserita nella costituenda alleanza atlantica della NATO, quindi ci fu un accordo nel 48 tra Italia e Grecia che sostanzialmente mise da parte la questione dei criminali di guerra italiani da processare in Grecia. Dicevo, a fronte di questo, oggi possiamo per la prima volta dire che c'è stato un primo riconoscimento importante delle responsabilità italiane circa l'occupazione della Grecia, tanto che il nostro ambasciatore ad Atene ha partecipato recentemente alla commemorazione della strage di Domenikon, un villaggio bombardato dagli italiani che provocarono 150 morti per rappresaglia a seguito di un attacco partigiano greco contro le parti regolari del Regio Esercito Occupante italiano. Quella strage, che è una delle più note insomma in Grecia, non era mai stata riconosciuta come crimine dallo Stato italiano. Ebbene, recentemente il nostro ambasciatore si è recato alla celebrazione ufficiale e ha chiesto scusa ufficialmente come ambasciatore italiano allo Stato greco per quella strage a Domenikon. E c'è stato anche un successivo passaggio per cui il sindaco della città di Domenikon è venuto in Italia ed ha partecipato insieme con il presidente del decimo municipio ad una celebrazione che ricordava il rastrellamento a Roma, avvenuto a Roma ad opera dei nazisti del quartiere Quadraro durante l'occupazione della città da parte dell'esercito tedesco. Così da simboleggiare, diciamo così, una condivisione, un riconoscimento reciproco di un crimine subito dall'Italia e di un crimine commesso dall'Italia in Grecia. In maniera appunto finalmente non censoria, si è quindi proposta una lettura, una narrazione non più soltanto incentrata, come giustamente diceva il professor De Lutis, sul mito assolutamente inconsistente dell'italiano brava gente, ma incentrata invece su una più seria, un più serio riconoscimento delle responsabilità del regime fascista italiano nel quadro delle politiche di aggressione, delle politiche belliche che il regime mussoliniano esercitò lungo tutto il corso della sua esistenza. Ricordiamo che furono inviati a giudizio il ministro plenipotenziario Pellegrino Chigi e del comandante delle forze italiane di occupazione in Grecia, il generale Carlo Geloso. Domenikon, Tarasitami, Domokos, Farsala e Oxinia. Quindi a pagina 28 è tutto ben documentato. Professor Giuseppe De Lutis, il tema ormai è tracciato, però il lavoro di Davide Conti ci illustra, ci fa capire, ci fa entrare in tutta la storia dall'8 settembre in poi. Però perché noi ricordiamo anche il sottosegretario del Ministero degli Esteri Aldo Moro, però ricordiamo che in quel periodo c'è stata da parte dello Stato italiano quella scelta di dire i criminali di guerra italiani, se criminali sono stati, debbono essere processati nel nostro paese. Un po' seguendo la linea degli Stati Uniti d'America, quando noi poi ci lamentiamo,
come la vicenda di Calipari, l'ultima questione, dice no, i nostri soldati devono essere processati dai nostri tribunali militari. Perché questa scelta? Perché? Perché certo è una scelta di comodo in realtà, che poi gli Stati Uniti hanno imposto per i loro soldati, ricordiamo i ragazzi del CERMIS, la situazione che si era creata e tante altre situazioni che non trovano una giustificazione. Se il reato è stato perpetrato in un paese, è un atto di sfiducia verso la magistratura di quel paese dire no, lo dobbiamo giudicare noi, perché in effetti poi che accade? Accade che ci sono questi ragazzi del CERMIS, non mi risulta che siano stati rinviati a giudizio, condannati, e così per tanti altri eventi che appunto partono da questi dell'immediato dopoguerra e arrivano fino a noi. Dovrebbe essere internazionalmente sancito a livello Nazioni Unite, a livello di accordo internazionale, che se il reato è perpetrato in un certo paese si ritiene che la magistratura di quel paese il giudizio non sia alterato dal fatto di essere dei cittadini del paese colpito. In realtà sia una giusta attribuzione di il diritto, diciamo, del paese colpito di giudicare per i reati che sono stati eseguiti nel proprio territorio. Purtroppo non accade così in molti paesi e in questo cinquantennio certo è l'esempio statunitense che ha influenzato negativamente la scelta di altri stati. Davide Conti, la tua ricerca nasce, come è nata la storia dell'armadio della vergogna, da una ricerca, dalla scoperta di dati che erano stati tenuti nascosti, cioè non si voleva e non si vuole affrontare questo problema. Ecco, tu, ricercatore della Fondazione Basso, ti sei impegnato in questa ricerca. Come nasce? Dunque, l'elemento naturalmente storico si coniuga in questo senso con la necessità anche di avere un canone interpretativo, un paradigma interpretativo dell'attualità, dell'oggi, perché diciamo, la dialettica tra passato e presente ha un senso dal punto di vista storico quando appunto la ricerca metodologicamente, scientificamente concretata nel ritrovamento e nella pubblicazione di documenti, quindi riscontrabili, ha una proiezione nella lettura dell'oggi. Ecco, l'idea molto radicata nell'opinione pubblica italiana che il militare italiano, in qualunque periodo della storia del nostro paese, non sia un militare inquadrato in un esercito facente funzioni di esercito occupante, quindi in una condizione nella quale si sviluppano attività di arresti, fermi, rastrellamenti, combattimenti, uccisioni, l'idea alternativa per cui il militare italiano non è un militare facente funzioni, ma è un costruttore di pace, è un soldato che costruisce ponti, strade, ospedali, è un'idea che interroga il presente, cioè è una rivisitazione del passato, una comprensione delle radici storiche del nostro paese che ci parla dell'oggi, che ci parla della difficoltà con la quale l'opinione pubblica accetta di considerare i militari oggi all'estero come appunto militari facenti funzioni e non come costruttori di pace. Le missioni a cui noi partecipiamo oggi sono missioni di guerra, esattamente come lo erano negli anni precedenti. Il retaggio invece del mito, della mitologia del bravo italiano, dell'italiano che fraternizza con la popolazione, che si affianca ad essa nonostante questa venga da lui stesso occupato, ecco, questo mito
ha reso possibile sostanzialmente, anche presso l'opinione pubblica, l'accettazione di una palese violazione costituzionale, cioè la palese violazione dell'articolo 11 della nostra carta, della nostra Magna Carta. E quindi diciamo che una degli obiettivi che si poneva questo lavoro era interrogare le carte del passato affinché queste potessero darci un canone interpretativo degli sviluppi politici, sociali, culturali dell'Italia e del paese di oggi. Ecco, in questo senso sicuramente questa ricerca e l'utilizzo dei documenti che abbiamo avuto in questo libro ci consente di interrogare e capire da dove arriva, da dove viene la convinzione, la nostra autoconvinzione di essere costruttori di pace anche quando inviamo eserciti militari occupanti in paesi stranieri. Professor Giuseppe De Lutis, il tema è centrato e ricorrente. A pagina 95, all'azione della stampa greca si contrappose in Italia la campagna del Candido, che attaccò in modo diretto le testate di Atene, accusando i giornalisti ellenici di essere più trinariciuti dei pentanariciuti funzionari sovietici e di essersi eretti persecutori ufficiali dei quattro infelici italiani rimasti in Grecia. Questo è un po' lo spirito ricorrente, ben tracciato da Davide Conti, ma che si riperpetua anche oggi, cioè la non volontà di capire e di accettare la storia. Ma tutto questo, noi non divaghiamo, fa parte di quella storia della P2, di questa storia, c'è un suo amico che dice che l'ovra non è mai esistita, o le milizie fasciste. Cioè, perché c'è questa storia? Ecco, poi lo ricordo, poi andiamo all'attualità, perché poi ci capita, come hanno scritto Walter Peruzzi e Gianluca Paciucci, la svastica verde, il lato oscuro del vapensiero leghista, cioè le riproposizioni razziste di una parte dei cittadini, come hanno visto i massacri che sono stati perpetrati in Nord Africa, e tutti dicono sì, accogliamo le persone, ma il giorno dopo poi se ne dimenticano. Ecco, ma questo italiano è così ben rappresentato da questo governo? Perché a me sembra che tutta la storia non ci abbia insegnato nulla. In effetti, purtroppo dobbiamo dire che un partito rappresentato in Parlamento come la Lega da molti anni conduce una campagna che ha inciso sull'orientamento, sul retropensiero di una parte degli italiani, e questo è un fatto molto negativo, perché partiti che hanno responsabilità anche di governo avrebbero dovuto tenere presente che settori meno avvertiti della popolazione possono recepire in maniera notevole parole in libertà espresse da parlamentari poco responsabili, che badano solo all'accrescimento del proprio elettorato, del proprio appeal politico, ma non si rendono conto che possono incidere su un orientamento, su una realtà di cittadini che o per non elevata cultura o perché vivono in una situazione nella quale magari c'è anche un numero elevato di extracomunitari, e l'Italia, che è sempre stata, almeno negli ultimi 50 anni, un paese che ha tenuto molto lontano il razzismo, e qui rischiamo che possano accadere episodi molto molto spiacevoli perché una parte della popolazione, diciamo,
è caduta in questa trappola e ha acquisito degli orientamenti che non aveva. Davide Conti, la copertina del libro Criminali di guerra italiani, accuse, processi, impunità nel secondo dopoguerra di Davide Conti, con un'intervista del giudice Antonino Antelisano per i tipi della Odradec. Albania, brevemente, l'elenco dei criminali di guerra. Sì, venne redatto questo elenco di 142 presunti criminali di guerra, perché noi inoltre dobbiamo aggiungere che è necessario a tutt'oggi utilizzare questa dizione presunti, perché il fatto che non sia stato celebrato nessun processo non ha dato la possibilità eventualmente di inchiodare le proprie responsabilità coloro i quali si erano realmente macchiati di crimini, e allo stesso tempo non ha dato nemmeno la possibilità di restituire, come dire, l'onore militare a quei soldati che invece magari in un processo avrebbero tranquillamente potuto dimostrare di non essersi macchiati di alcun crimine. Quindi l'assenza totale di un processo ha prodotto anche questa ulteriore stortura, per cui nella dizione criminale di guerra, nella lista, nelle liste presentate dai vari paesi, magari possono tranquillamente figurare delle persone che crimini contro l'umanità, contro i civili, non hanno commesso durante la Seconda Guerra Mondiale, e che magari si ritrovano ritrovano il proprio nome accostato a quello di un Mario Roatta o un Pirzio Biroli, che invece certamente hanno avuto delle responsabilità storiche, politiche, di comando militare tali da poter tranquillamente affermare che avrebbero dovuto pagare un prezzo per la condotta del Regio Esercito durante l'occupazione in Jugoslavia. Jugoslavia che poi appunto, una volta presentate le liste, non si vide assegnato né per estradizione né per un processo con una corte internazionale alcun militare italiano, neanche i più implicati, diciamo, e quindi continuò ad avere un rapporto particolarmente conflittuale col nostro paese, e noi particolarmente conflittuale con la Jugoslavia, un rapporto soprattutto che in epoca moderna si è tradotto in una guerra della memoria che sul terreno della giornata del ricordo, che prima veniva appunto menzionata, ha trovato un suo punto di irriducibile rottura, direi, perché il 10 di febbraio si celebra appunto, come sappiamo, la giornata del ricordo, e quindi la giornata delle foibe, che dovrebbe celebrare la memoria degli eccidi delle foibe, che però non trova un oggettivo riscontro nella data del 10 febbraio. Le foibe, come sappiamo, si palesano come fenomeno una prima volta nel settembre del 1943 a seguito dell'armistizio e quindi della rotta del Regio Esercito, e una seconda volta nel maggio del 1945 con l'occupazione titina di Trieste. Noi celebriamo il giorno del ricordo, che dovrebbe celebrare le violenze, dovrebbe celebrare le vittime delle violenze jugoslave, il 10 di febbraio, che è una giornata che invece dovrebbe servire a ricordare la firma del Trattato di Pace del 1947, firmato a Parigi, e che quindi si pone sostanzialmente come memoria antagonista alla narrazione non solo storica, ma internazionale, cioè che hanno dato i paesi alleati vincitori della guerra all'episodio del Trattato di Pace del 1947. E noi capiamo quindi che la guerra della memoria che i mancati conti col nostro passato ha prodotto anche con i vicini di casa jugoslavi continua a perpetuarsi e a sedimentarsi nella società italiana, distorcendo il vero senso della storia, creando una narrazione parallela, quasi antagonista a quella invece legata ai fatti storici reali, e quindi producendo la costruzione di una, appunto, dicevo prima, una narrazione parallela che non ha un addentellato concreto con la realtà storica. Grazie Davide Conti, il tempo vola, su questo tema ci dobbiamo tornare. A pagina 150 e 151 è da sottolineare questo, professor De Lutis, e poi il tema ricorrente, credo che sia proprio
il nocciolo della questione. La missione civilizzatrice svolta dall'Italia in quel paese, parliamo dell'Albania, e la presunta innata indole italica di bonaria umanità e comprensione verso gli altri popoli. Se poi qualche episodio si era verificato, la Commissione lo faceva risalire all'eccezionalità dello stato di guerra in cui si era trovata l'Albania, omettendo di indicare la responsabilità italiana per l'aggressione, sia per l'aggressione militare del 39, sia per lo stesso coinvolgimento del territorio albanese nella Seconda Guerra Mondiale. La difesa italiana, anzi, controaccusava le forze della resistenza antifascista di aver commesso delitti contro le truppe di occupazione del Regio Esercito. Perché ci stupiamo se un Anchor Man in pensione, ma che fa comunque tante trasmissioni con la sua società nella rete Ammiraglio, ormai non più della RAI, accusava sempre Bentivegna, Sasà e tutti i partigiani, gruppi di azione patriottica di Via Rasella e non solo, di essere dei colpevoli per la morte poi dei 355 alle Fosse Ardeatina. E perché poi ogni tanto vediamo sempre in quei filmati, senza nessun commento, quel criminale Dolman che lo fanno passare come un illustre signore che difendeva la vita dei cittadini del nostro paese? Io credo che una colpa ce l'abbia anche la Chiesa, l'abbiamo detto sempre più volte, quando non prese mai posizione. Oggi a Parghia, negli scritti, i cristiani più illuminati dicono forse la Chiesa dovrebbe riprendere da Bonhoeffer, ma troppo distante questo Papa tedesco, questo Bertone e l'altro come si chiama? Bagnasco e Bertone, che pensano più alla quotidianità, e se queste cose le avesse fatte qualchedun altro che era un cattolico cresciuto, avrebbero sparato a zero. Beh, certo, Dio, il adesso allarghiamo il discorso. Cioè, ma no, rapidamente, certo, il Vaticano indubbiamente fu insufficiente, fu accusato il Papa di allora, Pio XII, di il famoso silenzio di Pio XII a proposito dei crimini tedeschi e della realtà che si era verificata in Italia. Visto che stiamo allargando il discorso, penso che prima di chiudere dobbiamo ricordare che noi anche in Etiopia abbiamo commesso, in Libia abbiamo commesso dei crimini. Lei non perde il filo, rimanga la famosa polemica del Boca Montanelli, no? Ecco esattamente, se non avessimo avuto lo storico Boca che ha scritto vari libri e che ha documentato la nostra criminale attività in Etiopia e in Libia, noi saremmo ancora legati a quella visione falsa del fatto che noi siamo andati a portare la civiltà in Africa, che quei popoli erano selvaggi, quando invece sappiamo che il Regno d'Etiopia ha tutta una storia che risale a molti, molti secoli fa e che anche in altre zone dell'Africa noi abbiamo annullato, diciamo, non una situazione di quasi dei selvaggi, ma noi abbiamo dimenticato volontariamente delle storie di questi popoli che avevano dovuto subire queste violenze e che avevano invece una storia, sia pure diciamo, legata al progresso civile del momento, ma comunque molto molto ricca dal punto di vista. Grazie. Allora, se la regia inquadra questa pagina
Così l'Italia fascista flirtava con i fratelli musulmani. Servizio informazione militare, 150 anni, vedete il criminale generale Roatta. Andiamo rapidamente, perché uno di questi temi ci riporta anche alla questione che in Italia non verrà mai trasmesso, l'ha fatto qualche volta dell'ambiente, qualche volta la BBC, il famoso film Il leone del deserto, no? La guerra agli insorgenti patrioti libici. Ma il tempo sta volando, non voglio divagare. In un bel libro in difesa dello Stato a servizio del Paese, a cura di Giuseppe Amari, l'ultima pagina è dedicata alla questione della loggia P2, il piano di rinascita democratica della loggia P2 sequestrato a Maria Grazia Gelli nel luglio dell'82. C'è il testo integrale. In questo testo, Davide Conte Giuseppe De Luzze, c'è un po' quello che sta accadendo nel nostro paese oggi e quello che non si vuole ascoltare. E noi ringraziamo De Lutis con i suoi libri, ma Davide Conti che è più giovane, con tutto il suo impegno. E prima di chiudere, se inquadrate questi due libri per far capire che c'è una connessione, sempre di Davide Conti, ecco qui, Le brigate Matteotti a Roma e nel Lazio. Viva la Repubblica dei lavoratori, una frase che ormai lavoratori viene derubricata. Poi abbiamo l'occupazione italiana dei Balcani, crimini di guerra e mito della brava gente 40-43, qui ricordiamo sempre le alte parole dello scrittore sloveno. Eccolo qui, e poi c'è questo, la borgata ribelle, il rastrellamento nazista del Quadralo e la resistenza popolare a Roma di Walter De Cesari, sempre per i tipi della Odradec. Brevemente, che il tempo sta volando. Sì, appunto, parlando diciamo della vicenda repubblicana più avanzata rispetto agli anni 40, ricordiamo proprio che l'ipoteca che i mancati processi hanno prodotto sull'Italia è rappresentata anche forse simbolicamente proprio da Mario Roatta, che essendo il primo criminale di guerra, il primo della lista, è rimasto impunito e, come il professor De Lutis insegna, fu tra i fondatori di un organismo occulto, assolutamente illegale, un servizio segreto parallelo che oggi conosciamo come Noto Servizio o Anello, che sicuramente ha svolto un ruolo di carattere eversivo all'interno della vicenda repubblicana. Ecco, se noi pensiamo che la mancata Norimberga italiana, i mancati conti col nostro passato hanno prodotto non solo per i popoli che hanno subito l'occupazione, ma anche per la nostra stessa democrazia, dei guasti e dei danni così gravi, capiamo l'importanza, possiamo capire oggi l'importanza di leggere questi fatti con una maggiore serenità, una maggiore laicità, un maggiore distacco storico, che però allo stesso tempo ci consente di avere degli strumenti conoscitivi che ci danno la possibilità di comprendere il presente. Il saluto finale, professor Giuseppe De Lutis. Nel libro la copertina Criminali di guerra italiani, accuse, processi e impunità nel secondo dopoguerra di Davide Conti, con un'intervista al giudice Antonino Antelisano per i tipi della Odradec. Ecco, che cosa sta accadendo nel bel paese? Noi non vogliamo prendere coscienza di quello che è accaduto, di quello che sta accadendo. Ci sono, noi ci siamo così meravigliati, titoli di giornali quando hanno scoperto che i segretari di Adenauer erano dei criminali nazisti, ma quanti criminali nazisti sono ritornati al posto di prefetto, di questore, di comandante dell'esercito del nostro paese senza che nessuno abbia così alzato la pagina per dire il re è nudo? Altra trasmissione sarà quella della Mestia di Togliatti, se no, però
perché sempre nel bel paese vogliamo celare la verità? Infatti c'è un episodio che non è molto pubblicizzato. Ferruccio Parri, quando divenne Presidente del Consiglio, assorbì 2.500 partigiani nella polizia italiana. Ebbene, dopo meno di 2 anni, con il cambio di governo, il ministro dell'Interno Mario Scelba riassunse altrettanti uomini della PAI, la Polizia dell'Africa Italiana, che nell'ambito della polizia fascista erano stati quelli più duri nella repressione gravissima contro gli antifascisti e contro i popoli dell'Africa. Quindi furono introdotti in piena democrazia, dopo che era nata la Repubblica, 2.000 e più persone che erano state coinvolte in crimini contro i cittadini delle nostre ex colonie. E questo vi riporterà poi ai morti di Reggio Emilia. Grazie, certo, al professor Giuseppe De Luti, storico saggista, uno dei più grandi esperti dei servizi segreti del nostro paese. Grazie a Davide Conti per questa sua opera, la copertina Criminali di guerra italiani, accuse, processi e impunità nel secondo dopoguerra, per i tipi dell'Odre, con un'intervista al giudice Antonino Intelisano, che quando vorrà sarà ben accetto qui negli studi del Consorzio Telambiente. Grazie, Lina, la regia, rimanete con noi.